Siamo in località Laghetti di Timau e siamo col signor Lindo Unfer, direttore del museo di Timau, e siamo in attesa dell'elicottero che porterà su nel Freikofel tutto questo materiale che vedete messo disposto in sette postazioni. E qui ci sono anche i volontari degli amici delle Alpi Carniche, brava gente, puntuali, precisi, e chiediamo al signor Lindo Unfer come verrà dislocato tutto questo materiale su in Freikofel. Dunque, come possiamo vedere, abbiamo un 7-8 carichi di 6-7 quintali l'uno. Questi carichi comprendono, oltre che generi alimentari, acqua potabile, legname e altro materiale da costruzione. Abbiamo anche provveduto a portare su dei mottoni refrattari con una piastra per costruire poi uno spolert, perché specialmente quando c'è il maltempo è necessario accendere la stufa, perché lassù siamo a circa 1800 metri, quando piove fa anche abbastanza freddo, di conseguenza necessita il riscaldamento dei ricoveri. Noi riteniamo di poter far fronte per tutto il periodo estivo con quello che abbiamo portato su, perché verranno poi successivamente diversi gruppi provenienti non solo dal Friuli ma anche da Novara, da Varese e da altre parti d'Italia. Questi gruppi che vengono da lontano non è che si fermano soltanto il sabato e la domenica, ma faranno addirittura dei periodi abbastanza lunghi, anche di 15 giorni. Di conseguenza c'è la necessità di provvedere a tutto l'occorrente per poter soggiornare in quota per quei periodi. Quanto tempo impiega l'elicottero da questa piazzuola fino su in cima al Freikofel? Due o tre minuti al massimo. Tra l'altro poi noi dobbiamo accelerare i tempi, non possiamo perdere assolutamente nemmeno un minuto, perché i costi sono elevatissimi, ci sono circa 18 euro al minuto, e poi non soltanto il fatto del trasporto da qui fino sul Freikofel, ma anche il trasferimento da Amaro fino qua ci viene addebitato sulle 700-800 mila lire. Praticamente questo trasporto ci verrà a costare sui 3-4 milioni di lire. E si pensa che saranno gli ultimi carichi questi, o anche il prossimo anno verranno effettuati altri carichi con l'elicottero? C'è ancora tanto lavoro da fare lassù? No, ogni anno necessita trasportare in quota il materiale occorrente, non soltanto per poter provvedere al soggiorno dei volontari, ma anche quello che serve come materiale di costruzione. Ma non è che il lavoro lassù sul Freikofel termina fra 3, 4, 5 anni. Noi abbiamo programmato per completare il museo all'aperto, appunto, del Quelat, perché si chiama Quelat in friulano il Freikofel, ci vorranno almeno un 20 anni, perché ci sono talmente tantissime strutture, tante opere campali, sono dei lavori ciclopici che occorre forza, pazienza, perché lì deve essere fatto tutto manualmente, non si può usare mezzi meccanici, e dobbiamo osservare delle direttive ben precise della Soprintendenza delle Belle Arti di Trieste, che dobbiamo rifare tale quale come abbiamo trovato il ricovero oppure la galleria e tutto il resto, no? E non si può spostare assolutamente niente, dobbiamo avere un rispetto totale di tutto, perché ci hanno dato delle direttive ferree, diciamo, e anche perché ci sono state delle denunce da parte di gente che forse non ci vuole tanto bene, o forse che non gli va a genio che noi stiamo facendo quei lavori lì, dicendo che noi abbiamo fatto dei falsi storici soltanto perché abbiamo riattato, abbiamo cercato di salvare
un grossissimo fregio alpino bellissimo della 12ª compagnia del Tolmezzo, che a quest'ora qua sarebbe soltanto un mucchio di macerie perché il cemento si dissolveva tutto. Ci abbiamo messo mano senza autorizzazione e qualcuno ha detto che noi abbiamo fatto degli abusi eccetera eccetera. C'è stata anche un'inchiesta che poi abbiamo chiarito tutto quanto, per cui dobbiamo stare molto ma molto attenti, perché lassù non è che soltanto l'autorizzazione della sovrintendenza che serve, ma abbiamo anche quella dell'ispettorato delle foreste, la licenza del comune di Paluzzo, per cui sono tre autorizzazioni che ci vogliono. Parlando del settore austriaco, a che punto sono loro rispetto a voi? Sono più avanti? No, gli austriaci praticamente il museo l'ha aperto del Palpiccolo, l'hanno quasi ultimato. Rimane ancora da intervenire dalla parte italiana, specialmente dove c'è il trincerone lì a 1759 metri. Lì dobbiamo ancora metterci d'accordo con gli austriaci, però abbiamo già preso un accordo ben preciso col colonnello Schaumann, che è il presidente dei Dolomiti in Freuden, riguardo la ripulitura, la sistemazione del sentiero della vetta Chapeau. Cioè, quando uno parte da Montecroce, a un certo punto, dopo 40-45 minuti di cammino, arriva su un falso piano dove c'erano i ricoveri del battaglione Valpellice piemontesi. Da lì poi la mulattiera prosegue e si arriva proprio dove c'è il centro del Palpiccolo, ma tutta la parte, l'estremo occidentale del Palpiccolo di Vetta Chapeau rimane esclusa, perché non ci sono i sentieri, cioè c'è un sentiero precario che è conosciuto da pochissime persone. Infatti io porto sempre le scolaresche sempre da quella parte lì, un piccolo paradiso, diciamo, perché ci immergiamo nel viso della natura, vediamo le stelle alpine sotto i piedi, le resine delle Alpi, le marmotte, è qualcosa di meraviglioso, si cammina con un piede in Austria e uno in Italia. Ecco, quello è un sentiero che è uno sviluppo di circa 700 metri che quest'anno, d'accordo con gli austriaci, cioè con l'associazione austriaca, abbiamo intenzione di sistemare per dare la possibilità al visitatore di poter praticamente percorrere tutto il Palpiccolo, partendo proprio sopra Montecroce, dove inizia appunto la vetta Chapeau, fino tutto quanto fino sotto il Freikhof, praticamente sono circa 3 chilometri di estensione. Una parola per questi bravi volontari, bisogna benedirla, no? Beh, guardi, abbiamo la grandissima fortuna, ma veramente questo lo dico col cuore in mano, li devo sempre ringraziare, perché sono sempre pronti, disponibilissimi a venire a lavorare, basta dire guarda c'è da fare questo, non si fanno pregare due volte. E quando si dice a quell'ora sono, oggi per esempio dalle 6 sono qua in giro, sono venuti subito prima ancora che arrivassi io, e bisogna veramente dire che possiamo veramente essere contentissimi di avere questo apporto, un apporto veramente meraviglioso, appassionato, e guardate che il lavoro ce n'è e ce n'è tantissimo, e loro solo la passione, sono contenti così, siamo contenti noi, anche se poi qualcuno, sempre le solite malelingue, quelli lì che non fanno mai niente, che cercano di criminalizzare il lavoro degli altri perché non sanno fare niente, che dicono è per niente, uno non fa niente. Questa è la scusa per giustificare la loro inettitudine, la loro incapacità. Comunque il lavoro che voi fate sarà riconosciuto non solo oggi, ma fra 40, 50 e più anni, perché veramente quella volta diranno per fortuna che in quei tempi hanno fatto questi lavori, altrimenti sparirebbe veramente tutto. Sì, guardi, noi qua siamo un pochettino, direi molto svantaggiati nei confronti del Cadore. A Cortina sappiamo vanno a villeggiare tutti i pezzi da 90, sia della politica che degli altri, per cui
là hanno tutto quello che vogliono, anche il supporto dell'esercito, gli elicotteri dell'esercito, hanno praticamente quello che chiedono, hanno avuto, no? A noi queste cose qui non ce le hanno date. E vediamo che là, da quelle parti lì, la gente praticamente deve fare la fila per incedere, per proseguire per la montagna. Qui verrà anche qui, perché quando cominceranno a conoscere quello che abbiamo quassù, perché abbiamo un piccolo paradiso qua sopra, quando verrà pubblicizzato a dovere, io dico sempre, io non ci sarò più, tanti di noi non ci saremo più, ma verrà il giorno che, tra virgolette, dovranno mettere i semafori per andare su a visitare il museo all'aperto. Benissimo, ci vediamo su in quota, sul Freikofel, a quota 1753. Dite. Qua che scottino
linea su un supervised drone e l'elicottero, fin quando l'elicottero non è la fine. Certo. Mi raccomando. Sì, sì. Siamo in quota verso Pizzo Collina e adesso Lindo Ulfer ci illustra un po' questa zona per quanto riguarda la guerra sempre del 15-18. Adesso ci troviamo sopra collinetta di sopra, vediamo di fronte la Cresta Verde. Sulla sinistra il versante sud del Pizzo Collina, sulla destra vediamo il Celon o Cretta di Collinetta. Adesso viriamo, ci dirigiamo verso il Palpiccolo.
siamo salvi. C'è Girutto, eh? Ci voleva. C'è Bieli. Bielissimo. Diciamo che piace al figlio, però porco cane. Non se ne accorgevi se però, eh? Non se ne accorgevi se non avevo su. File. E non fodai nessuna fattura, eh? Il microfono dietro, eh? Sì, sì. E non fodai nessuna fattura, eh? Siamo in... Bielissimo. Sta arrivando l'elicottero per il secondo giro, alle in previsione 7, allora 2 minuti per viaggio, l'operazione, io penso che due passaggi più la discesa, mezz'oretta tutto risolto. Il viaggio è stato interessantissimo, venuto dalle trincee sia italiane che tedesche. Si è venuto anche il lavoro che è stato fatto finora da questi volontari, bravissimi. A chi vince a che gruppo di. Attenzione! Dice gruppo 6 o White Alpins? Scuta di Varmo. Ecco, Griscuta di Varmo. Ecco, mostriamo ping un'altra volta, è promesso.
sono già tutti qui che... Eccoci. Magari meglio venire su con l'elicottero. Mi piacerebbe provare. Capiterà l'opportunità. Sì, sì. Oh.
siamo in zona di operazione con i volontari di Gradiscuta di Varmo. Chiediamo qui a Lindo Unfer cosa poteva essere questa postazione. Dunque, noi vediamo qui di fronte, dove transiteremo tra poco, che c'era la mensa ufficiali della 12esima compagnia del battaglione Tolmezzo. Qui c'era il baraccamento per il ricovero della truppa. Abbiamo ripulito, abbiamo lasciato le travature del pavimento e l'anno scorso, proprio lì dove c'è quel giovanotto che sta riprendendo adesso Tito, in quell'angolo lì, abbiamo trovato ammucchiato oltre un quintale di bossoli di fucile 91, oltre 4.000 pezzi. Ci siamo chiesti come mai questi bossoli qua ammucchi. Allora, facendo un ragionamento, cos'era successo quassù? Sappiamo che a Caporetto gli austriaci e i tedeschi hanno sfondato il 24 ottobre del 1917. Quassù questi poveracci nulla sapevano quello che stava succedendo alle loro spalle. Dopo quattro giorni, ed esattamente il 28 ottobre nel pomeriggio, giunse improvvisamente l'ordine di abbandonare tutto, proibendo in modo tassativo di distruggere e di incendiare, per non destar sospetti agli austriaci che ci si stava ritirando. Il mucchio di bossoli perché era rimasto lì? Perché per invogliare i soldati a raccogliere i bossoli che avevano sparato, per poi portarli a valle e riciclarli, gli davano un tanto al chilo, dicendo portateli nella baracca, quando c'è un certo quantitativo li portiamo a valle, pesiamo e vi diamo o l'equivalente o in denaro oppure vino e altri generi. Se non che, dovendosi ritirare improvvisamente, avevano altri grossissimi problemi. Infatti hanno pensato soltanto a riempire lo zaino dei viveri, portandosi via solo il fucile con le munizioni del fucile 91, no? E hanno gettato via elmetti, gavette, le borace, tutto quello che era voluminoso. Infatti nel dopoguerra quassù si vedeva tutto letteralmente ricoperto di materiale bellico, erano più materiali ferrosi che sassi. Elmetti erano a cataste addirittura. E così sono rimasti qui anche le cartucce, perché non avevano, sarebbe stato un assurdo pensare a portare giù le cartucce quando dovevano ritirarsi in fretta e in furia. Le abbiamo portati a valle, li ho portati a Milano e cosa ho fatto? Ho fatto fare dei portachiavi che li abbiamo in museo in vendita e sono molto ricercati, specialmente dalle scolaresche, anche perché sul fondello di questi bossoli c'è anche la data di costruzione. Noi partiamo addirittura del 1897, poi la gran parte del 1914, 15, 16 fino il 17. Qua sopra poi noi vediamo una scritta molto ben in evidenza, perché non operava soltanto il battaglione Tolmezzo, cioè la compagnia del Tolmezzo, la 12esima, ma c'erano anche i reparti piemontesi del terzo Alpini. Infatti noi vediamo che qualcuno ha voluto immortalare il suo nome, vediamo i Lamberti eccetera di Bordonecchia, la 223esima compagnia alpine, hanno scritto anche la data del 20 luglio del 1915, quelle sigle sotto si riferiscono senz'altro all'autore dell'incisione. E ne troviamo delle altre moltissime, perché si dilettavano nei tempi liberi, quando non c'erano combattimenti, a fare tutte queste cose, a fare anche delle opere che erano delle vere opere d'arte. Adesso noi qua stiamo ripulendo questo angolo qua dalle macerie, perché poi
viene ricostruito a secco il muraglione che era alle spalle del ricovero e preserviamo tutto quello che c'era, le travature, tutta questa roba qui, di modo che il visitatore può rendersi conto come vivevano. Noi troviamo anche tantissime altre cose, vedete questo mucchio qua di ferraglie, di reperti, eccetera. Questo è quello che noi non ci serve, ma abbiamo trovato elmetti, baionette, bombe. Abbiamo dovuto far venire su anche gli artificieri per poterli farli brillare. Troviamo anche i brandelli di indumenti, per esempio qua noi vediamo i brandelli di mantelline, di coso. Ieri ho portato via anche i brandelli di cappello d'alpino, poi suole di scarponi, resti umani a non finire. Noi vediamo anche qui qualche cosa, non è questo qui, non c'entra questo, ma questo per esempio potrebbe essere di mulo, questo referto qui? Questo qui senz'altro non è umano. Sì, che è troppo grosso. Potrebbe essere anche umano questo, che poi raccogliamo, poi portiamo giù a tempo debito nel sacrario, nel tempio ossario di Timau. Adesso, se ci vogliamo spostare, entriamo nella galleria. Sì. Dove c'era la mensa ufficiale. Accendiamo le lampade, ecco, in avanti. Sì. Ecco, questo è il fregio che hanno realizzato gli alpini della 12ª compagnia del Tolmezzo, infatti si vede la scritta sotto. L'abbiamo restaurato, anzi ce l'ha restaurato un nostro carissimo socio di Timau, il Luciano Plosner. Vi aveva anche ricostruito la testa perché mancava, purtroppo l'abbiamo dovuto tirar via perché c'è stata fatta una denuncia che abbiamo fatto un falso storico e così la testa non l'abbiamo più rimessa, abbiamo tirato via. Forse è anche giusto che le cose bisogna osservarle come erano. Invece qui abbiamo la scritta originale, ripassata, della mensa dei signori ufficiali 12ª compagnia del battaglione Tolmezzo. Allora, prego. Quanti militari potevano essere qui nella zona del Freikofel, solo questa zona qui? Beh, guardi, sul Freikofel permanentemente era presidiato senz'altro di 500-600 uomini, soltanto sulla vetta. Le consideri un 3-4 compagnie, perché oltre le compagnie alpine c'era anche una compagnia di bersaglieri, poi c'era anche dei reparti di fanteria. Poi su tutto il Freikofel, perché questa qui è una parte, cioè la parte sommitale, la parte di vetta del Freikofel, che possiamo dire che è un quarto del Freikofel. Per il resto si può dire che quassù operavano soltanto, sempre sul Freikofel, oltre un migliaio di soldati solo da parte italiana. Quando poi su tutto il tratto del fronte di Timau, che ha una lunghezza di circa 6 chilometri, in tutto da parte italiana permanentemente erano schierati circa 12.000 soldati. E noi sappiamo bene che un soldato schierato in trincea ha bisogno del supporto di altri due soldati, di altre due persone per i rifornimenti. E allora chi poteva portare su questa roba? In primi tempi i soldati stessi facevano questi trasporti, poi anziché poterli schierare in prima linea hanno dovuto fare i portatori. E poi i comandi, saggiamente il generale Lecchio, un piemontese veramente in gamba, considerato che la nostra popolazione, se in primo tempo li avevano tacciati come se avessimo avuto delle simpatie per l'Austria, perché a Timau sappiamo che si parla ancora una parlata tedesca,
infatti ci avevano deportato la popolazione nei comuni limitrofi, Paluzza, Treppo, eccetera, poi si sono ricreduti, hanno lasciato tornare la gente in paese e si sono valsi poi del personale femminile, cioè le famose portatrici, per fare i trasporti, risparmiando così migliaia e migliaia di soldati. Se adesso accendiamo le lampe, tieni un pochettino. Abituarsi, ecco. Oh, Madonna.